Sono seduta in una stanza diversa da quella in cui ti trovi adesso. Sto registrando il suono della mia voce e lo riprodurrò più volte, fino a quando le frequenze di risonanza della stanza si rinforzeranno, in modo tale che qualsiasi parvenza del mio discorso, con forse l'eccezione del ritmo, venga distrutta. Ciò che ascolterai, quindi, saranno le naturali frequenze di risonanza della stanza articolate dal mio discorso. Considero questa attività non tanto come una dimostrazione di un atto fisico, ma piuttosto come un modo per appianare eventuali irregolarità che il mio discorso potrebbe avere. Sono seduta in una stanza diversa da quella in cui ti trovi adesso. Sto registrando il suono della mia voce e lo riprodurrò più volte, fino a quando le frequenze di risonanza della stanza si rinforzeranno, in modo tale che qualsiasi parvenza del mio discorso, con forse l'eccezione del ritmo, venga distrutta. Ciò che ascolterai, quindi, saranno le naturali frequenze di risonanza della stanza articolate dal mio discorso. Considero questa attività non tanto come una dimostrazione di un atto fisico, ma piuttosto come un modo per appianare eventuali irregolarità che il mio discorso potrebbe avere. Sono seduta in una stanza diversa da quella in cui ti trovi adesso. Sto registrando il suono della mia voce e lo riprodurrò più volte, fino a quando le frequenze di risonanza della stanza si rinforzeranno, in modo tale che qualsiasi parvenza del mio discorso, con forse l'eccezione del ritmo, venga distrutta. Ciò che ascolterai, quindi, saranno le naturali frequenze di risonanza della stanza articolate dal mio discorso. Considero questa attività non tanto come una dimostrazione di un atto fisico, ma piuttosto come un modo per appianare eventuali irregolarità che il mio discorso potrebbe avere. Considero